Pediatri e medici di base è emergenza ormai ovunque in Italia, quartieri e interi paesi ne sono privi. Entro 5 anni si prevede che altri 45.000 sanitari se ne vadano in pensione, lasciando orfani i loro pazienti, non meno di 14 milioni. Attorno a noi, la TS di Milano, mancano oltre 200 dottori. A Brescia, nel giro di 10 anni, si prevede un meno 55%, con 391 dottori in pensione su 713. Regione Lombardia cerca di correre ai ripari, raddoppiando i posti nel triennio di formazione in medicina generale e aumentando in proporzione anche le borse di studio per accedervi, ma non basta. E a Cremona qual è la situazione? Anche qui le previsioni non sono incoraggianti. Sì, diciamo che la nostra provincia è in linea, purtroppo devo dire, con il territorio nazionale. A fronte di tanti pensionamenti, la copertura dei posti sono molto meno. Cioè, per fare l'esempio, sia a livello nazionale che a livello di regione che della nostra provincia, dei posti banditi solo un 34% viene coperto. Dei posti lasciati vuoti solo un 34% viene coperto, praticamente uno ogni tre. In provincia di Cremona entro un triennio dovrebbero andare in pensione circa 55 medici su un totale di 224. Gli altri posti vengono coperti da incarichi provvisori, da medici supplenti, che alla scadenza vengono sostituiti da altri professionisti a rotazione, in un susseguirsi continuo di sanitari che ogni volta con i propri pazienti devono ricominciare tutto da capo per conoscerli e seguirli, sino all'arrivo finalmente del titolare. In provincia di Cremona per la prima volta gli incaricati sono già 22. Ai dottori che restano invece viene aumentato il numero degli assistiti che in caso di necessità da 1.500 può arrivare anche sino a 2.000 a testa, specie per chi abbia personale di studio, personale infermieristico o si trovi in situazioni associative. Insomma, una situazione per niente incoraggiante.